Islanda. Aprile 2010. Un vulcano rimasto inattivo per 200 anni erutta improvvisamente. Non possiamo avvicinarci più di così al pennacchio vulcanico. Non appena la lava cola, enormi pennacchi di cenere si innalzano al cielo, raggiungendo altitudini superiori ai 10 chilometri. E con gli occhi puntati su quella nube di cenere, la gente comincia a notare degli strani bagliori di luce. Guardate quei fulmini lassù! Non ci sono nuvole tempestose in vista, ma i fulmini si avvicinano rapidamente. In realtà, questo strano spettacolo non è poi così raro come si potrebbe pensare. In queste condizioni burrascose, l'umidità nell'aria sale fino alle nuvole. Qui raggiunge temperature talmente fredde che le gocce d'acqua si trasformano in ghiaccio. Ed è qui che abbiamo il paradosso della fisica. Perché per formarsi, il fulmine, che ha una temperatura più elevata della superficie del Sole, ha bisogno di grandi quantità di ghiaccio. Le particelle di ghiaccio iniziano a rimbalzare ed entrano in contatto. Così si genera una carica che si disperde per tutta la nube. E quando la carica diventa abbastanza grande, può portare ad una scintilla. Si origina il lampo, provocato da quella carica che scorre in un canale molto stretto. Diventa molto caldo, ancora più caldo della superficie del Sole, e l'aria esplode, così da formare un bagliore di luce e il rumore del tuono. Quindi è il ghiaccio a causare la scintilla che dà origine al fulmine. Ma come può succedere anche in un vulcano dove le temperature raggiungono i 2000 gradi Fahrenheit? Esiste una teoria che tenta di spiegare tutto questo, quella della tempesta vulcanica. Il fulmine all'interno del pennacchio di cenere viene generato dall'umidità emessa dal vulcano che si solleva nell'atmosfera e si condensa in gocce d'acqua. Queste poi si congelano, creando particelle di ghiaccio. Serve un'eruzione particolarmente violenta che dia origine a molta energia e calore e che faccia salire l'umidità ad altitudini elevate, fino a diversi chilometri, raggiungendo gli strati freddi dell'atmosfera. Non tutti i vulcani hanno un'energia sufficiente per spruzzare l'acqua abbastanza in alto. Ecco perché le tempeste vulcaniche sono imprevedibili. Ma finché c'è ghiaccio, si potrà sempre originare un fulmine.